Se quello che dico non fosse vero, allora mio padre starebbe bruciando all'inferno adesso. Quello di Miss Marks è un progetto a cui tenevi da tempo, dove hai investito anni del tuo lavoro e grande anche passione. E ovviamente tratta di una figura, di questa figlia che ha seguito gli ideali di un padre e che vengono anche per l'appunto ripercorsi durante il film. Cosa che però si contrappone molto anche alla sua storia d'amore e quindi a un lato più personale. Come mai volersi concentrare così tanto su una vena più casalinga piuttosto che aprirsi ancora di più di quanto il film faccia magari su un aspetto politico? Ma io non avevo mai raccontato una storia d'amore e in cui questo film è stata una sfida interessantissima, quella di raccontare una storia d'amore. La storia d'amore tra Eleanor e Edward è molto bella, perché è una storia travolgente che poi finisce male. Diciamo, le storie d'amore più belle sono quelle che finiscono, ma cioè in realtà no, nella vita no, ma nei film. E mi attirava molto questo discorso, no? Di far vedere una donna così in gamba, così intelligente, così convinta delle sue passioni politiche, invece vederla così fragile dal punto di vista emotivo. Mi attirava proprio raccontare il conflitto tra ragione e sentimento. E come si rapporta questo all'estetica del film? Vorrei sottolineare l'incredibile lavoro fatto dal costumista, che è Massimo Cantini Parrini, che penso sia una delle punte delle nostre maestranze italiane, e quindi anche come hai lavorato sul film in costume, nonostante ha uno stampo molto moderno dal punto di vista del racconto. Dunque, secondo me, io ho fatto sempre film in costume. Poi questa volta è stato bellissimo lavorare con Massimo. L'Ottocento è un universo, no? Secondo me la cosa importante del costume è che tu all'inizio entri in un mondo che è un mondo diverso, e poi però a un certo punto te lo devi dimenticare, perché se ti continui a ricordare continuamente che stai vedendo un film ambientato 120 anni fa, poi non te lo godi il film, no? E quella è una cosa molto, devi riuscire, e questo è merito anche degli attori, insomma, non solo del costumista eccetera, ma devi riuscire a far indossare questi costumi con grande naturalezza, no? E io credo che ci siamo riusciti un po' tra la musica e poi anche come abbiamo fatto vestire, lavorato sui colori. Noi siamo partiti da un'idea che comunque l'immagine dell'Ottocento è sempre, l'immagine fotografica dell'Ottocento è sempre un'immagine molto rigida e ingessata. Invece noi siamo partiti dai quadri degli impressionisti, da quelle immagini invece quotidiane, no? In casa, quei colori, quei capelli disfatti, perché noi siamo abituati, nelle foto sono sempre a in maniera molto rigida, però in realtà l'Ottocento era un'epoca molto più vicina alla nostra di quanto pensiamo.